Bene. Adesso aggiustare alle voci l'altro conte che ha perso la mula, la muletta, la moglie, ovvero mi dà e pure una cosa so. Siete troppo bella. Devo dire una cosa, c'è da dire sui sanniti che sono calorosi. È vero, è vero. Si può dire. Meno male. Ci stanno, ci stanno. Ma vogliamo rinnovare un forte applauso, che è bello se sentiamo uno sciocco. Al mio 3 a un noi, eh? Più forte la castagna. Bene. E anche a Zaghir. Bene. Cuando
bellissimo. Un applauso forte, coraggio, calore, calore. Un vino già mancava più calore che questa, comunque la cosa è buona il vino, subito sai che subito scende. Signori, il 4 aprile di qualche anno fa, di parecchi anni fa, un gruppo di rivoluzionari situati alle pendici del Matese inizia a salire per liberare l'Italia. Liberare l'Italia. Wow, ha fatto. Ha fatto bene. Solo che non si è capito bene come andava a finire, ma questa, diciamo, rivoluzione degli anarchici è rimasta un po' con lì. Nella tramenta vi informo che hanno perso un telefono sulla panchina di chiunque sia, ve lo ridiamo, è un Asus, ce l'ha la cover. La cover è nera. Allora la cover è nera. Ce la teniamo qua dietro. Allora ce la teniamo qua, se non arriva il proprietario a fine concerto, ci vogliamo sbagliare. Ce la teniamo la maglietta azzurra che ce la. Allora cambia, scusate, lo lascio al bar. Allora lo lascio al bar. Nero, cover nera, al bar. Ci fai spandare, se tu fatti ci qua, hai triste da tua talento. Stai napolitano. Stai dicendo, allora, facciamo il senso. Quindi, l'unica realtà è che la banda del Matise, da qui che viene, diciamo, l'origine del nostro nome, non ha proposto un'alternativa. Sono stati un po' fregati da questa cosa, perché il popolo in quel periodo storico aveva bisogno di un'alternativa, ma la libertà, quella che è presente nel cuore di ognuno di noi, non è una libertà che presenta alternativa, è una libertà che si costruisce svegliandosi la mattina facendo piccoli movimenti ogni giorno. In questo pezzo lo dedichiamo non tanto all'autore che l'ha scritto, ma a tutti coloro che si svegliano la mattina e che dentro il loro cuore gridano libertà.